cari amici, quando sono arrivato a Berna nel marzo dell'anno scorso, dopo che l'amico Fulvio Pelli aveva deciso di ritirarsi dalla politica attiva, mi si è aperta una grande occasione, e cioè quella di far fruttare in un alto livello istituzionale un'esperienza di oltre 20 anni di politica nel nostro cantone. E lo dico perché è così, cioè io sono arrivato a Berna l'anno scorso dopo una lunga gavetta. Io ho cominciato umilmente, come sempre quando mi affaccio a una nuova sfida politica, come giovane consigliere comunale, 4 anni a Minusio in questa veste, poi altri 4 anni come municipale, sempre a Minusio, poi 16 anni come gran consigliere a Bellinzona, di cui 10 come presidente del Partito Liberale Radicale, in un'epoca, diciamo, piuttosto vivace della storia del nostro partito. E devo dire che quando mi si è aperta questa occasione, mi si è aperto un mondo nuovo, perché io sospettavo appena cosa potesse aspettarmi a Berna, ma non avendolo mai provato, non potevo conoscerlo. E devo dire che è stata, anche se è durata solo 1 anno e mezzo per il momento, un'esperienza che vorrei veramente poter continuare a portare avanti, un'esperienza estremamente interessante per un animale politico come il sottoscritto, che ha sempre avuto questa passionaccia che lo ha accompagnato in tutti questi anni. Una grande occasione perché, come è stato già ricordato anche dai miei predecessori, le decisioni che contano nel nostro paese vengono sempre di più prese a Berna, anche perché il nostro federalismo si sta un po' svuotando, adagio adagio viene un po' svuotato di quel senso originale che aveva all'inizio, e anche per l'evoluzione della società le competenze si stanno concentrando sempre di più a Berna. E quindi sono entrato in questa commissione degli affari giuridici, di cui mi avevano detto: guarda, venendo un avvocato sarà mia tan divertente. D'altra parte, essendo avvocato e notaio, ho detto: quale altra commissione potrebbe andare meglio per cominciare, no? E devo dire che anche lì l'esperienza è estremamente interessante, perché non è solo una commissione tecnica, ma è una commissione che affronta anche problemi politici di grande valenza. Ultimamente, tanto per farvi alcuni esempi, abbiamo dovuto affrontare il progetto di legge per l'implementazione delle cosiddette raccomandazioni del GAFI, che non è un mostro, ma è il gruppo di azione finanziaria contro il terrorismo e il riciclaggio, in tutta una serie di leggi federali per fare in modo che diventi sempre più difficile riciclare denaro nel nostro paese, rispettivamente favorire le azioni terroristiche nel procurarsi il denaro per le loro infami azioni. E vi faccio questo esempio perché Ignazio ne sa qualcosa e Fabio anche: la tendenza del Consiglio federale è sempre quella del cosiddetto Swiss finish, cioè se bisogna fare 10, il Consiglio federale, voi potete essere sicuri, propone 13, non 10, perché bisogna sempre cedere nello zelo. Ed eccedere nello zelo ogni tanto è pericoloso, perché il rischio qual è? È quello di andare a intaccare uno, principi sacrosanti del nostro Stato di diritto, solo magari per compiacere a qualche remoto commissario a Bruxelles che ipotizza regole senza alcun contatto con la realtà, tanto per creare nuova burocrazia, nuove leggi, nuovi regolamenti che aiutano anche l'autoproduzione e l'autogiustificazione del proprio posto di lavoro. E in queste cose la Svizzera è di una diligenza, di uno zelo incredibile, invece di affrontare certi problemi con un po' più
di calma, con un po' più di senso critico, senza accelerare troppo i ritmi di adeguamento a quello che sta succedendo attorno a noi. Perché è chiaro che il mondo evolve, non si può far finta di niente. Bisogna anche adeguarsi sotto certi aspetti, però bisogna sempre farlo con grano salis, magari ogni tanto anche attendendo cosa fanno gli altri, no? Non sempre essendo i primi per vedere l'effetto che fa e poi ci si accorge, ah, però se avessi aspettato un po', forse era meglio vedere cosa succedeva. E la stessa cosa è quello che sta succedendo in un altro ambito che abbiamo anche affrontato, almeno diciamo così, un po' di transenna in commissione, che è la cosiddetta salvaguardia del segreto bancario, diciamola così per semplificare. Noi abbiamo visto come la signora Linda Schlumpf sia particolarmente desiderosa di adeguarsi allo standard internazionale dell'OCSE. Addirittura non si parla quasi più di scambio volontario di informazioni, ma addirittura di scambio automatico. Diventerà tra l'altro la regola internazionale a partire dal 1 gennaio del 2018, e questo significa una trasformazione epocale per il nostro paese, un cambio di paradigma dal quale probabilmente non ci saremmo potuti sottrarre comunque, ma che avremmo potuto gestire con un po' più di oculatezza, perché non era necessario tutta quella fretta con cui ci siamo mossi. Noi, anche come deputazione ticinese, abbiamo avuto modo di ricordarlo alla signora Linda Schlumpf e anche al suo fido segretario di Stato De Wattenwyl, ogni tanto andrebbe anche tirato il freno, perché capite, un paese che è cresciuto anche grazie alle sue strutture bancarie, alla piazza finanziaria, alla protezione della sfera privata, non può adeguarsi nel giro di pochi anni a una rivoluzione del genere. Ha bisogno anche di tempo. Perché? Perché la nostra piazza finanziaria, che per fortuna gode di grandi competenze, deve avere la possibilità di riconvertirsi almeno su certi altri ambiti di attività che possono in qualche modo supplire a quello che faceva prima come core business, che era proprio la gestione patrimoniale anche cross border. E in tutti questi ambiti abbiamo la tendenza in Svizzera ad andare troppo svelto, a non valutare in modo ponderato tutte le conseguenze di tutte le decisioni che queste svolte possono determinare. Perché lo dico? Lo dico perché col segreto bancario non andrà a finire tanto bene. E non andrà a finire tanto bene neanche in Svizzera, probabilmente. Perché voi immaginatevi, a partire dal 1 gennaio 2018 diventa la regola a livello internazionale, e per quanto tempo ancora i direttori delle nostre finanze, magari non proprio subito Christian Vitta, ma altri di altri partiti, cominceranno a dire: e noi chi siamo? Siamo forse i figli della serva, noi, che non possiamo ottenere quello che invece ottengono i nostri colleghi all'estero. Cos'è questa storia? Noi adesso vogliamo avere esattamente gli stessi diritti. E quindi, signori, anche in Svizzera, trasparenza, Stato che faccia da ficcanaso, che possa mettere dentro il naso nei conti e negli estratti bancari dei cittadini, in modo che poi ognuno saprà anche dove andrete a fare le vacanze e che cosa comprerete. Perché questo è il rischio a cui stiamo andando incontro se non facciamo attenzione. La sfera privata del cittadino è importante perché è una fetta della sua libertà, è una fetta della sua dignità e dobbiamo salvaguardarla dallo Stato. Non dobbiamo cominciare a invertire la presunzione per cui tu cittadino sei un frodatore dello Stato a meno che tu mi provi il contrario. No, no, da noi non funziona così. Sei tu Stato che devi dimostrare che io non sono onesto, e fin tanto che tu non lo provi, io sono un contribuente onesto. Così è sempre funzionato da noi, e se da noi le cose sono sempre andate bene, anche dal profilo fiscale, perché tutto sommato, se facciamo il confronto con gli altri stati europei, da noi la lealtà fiscale è molto elevata, è anche grazie al fatto che c'è questo tipo di filosofia nei rapporti tra cittadino e Stato. E questo tipo di filosofia va difesa, perché
perché altrimenti ci ritroveremo nella stessa situazione degli stati attorno a noi che non considerano per nulla la dignità, l'onestà del cittadino come un dato presunto, ma partono dal presupposto contrario con tutte le conseguenze del caso. Devo dire che ho avuto anche qualche soddisfazione, giungo subito al termine perché non voglio abusare del tempo, in pochi mesi, anche grazie al lavoro di squadra che abbiamo potuto fare con Ignazio e Fabio e il resto della frazione, ho potuto raccogliere anche qualche soddisfazione. Sono riuscito a far passare nel plenum del Consiglio nazionale due miei emendamenti, sia per quanto concerne la configurazione della norma antiriciclaggio, l'articolo 305 del codice penale, importante, una questione un po' tecnica, ma adesso non voglio entrare nei dettagli, però molto importante per salvaguardare anche lì una concezione dello Stato di diritto che sia ancora liberale e non socialista. E poi nell'ambito della difesa dei consumatori, dove la signora Sommaruga, anche lì per eccesso di zelo, voleva addirittura mettere sotto tutela tutti i consumatori e le consumatrici in Svizzera, come se non avessero ancora un minimo di barlume di discernimento quando acquistano qualcosa, voleva addirittura concedere il diritto di revoca entro 14 giorni anche a chi fa acquisti online, ma non voglio tediarvi con questi aspetti. Però è importante capire cosa c'è dietro, cioè questa tendenza a voler produrre sempre più regolamentazione perché si dà per scontato che il cittadino non è più capace di determinare con le sue forze e con la sua capacità di discernimento qual è il suo bene. Quindi siamo noi, Stato, che dobbiamo dirgli come deve comportarsi, cosa deve fare e alla fine anche che cosa deve comprare. Questo non va bene. E attenzione anche con la sovrapproduzione legislativa. Noi abbiamo un ritmo di produzione di leggi, regolamenti e ordinanze che sta superando le 6.000 pagine all'anno. Ogni pagina in più è una fetta di libertà e di responsabilità individuale in meno che togliamo al cittadino. E questo dobbiamo sempre ricordarlo ogni volta che approcciamo una riforma legislativa. Primo, è veramente necessaria? E se lo è, Consiglio federale, fammi una cortesia. Proponimi quale legge deve essere abrogata perché è diventata nel frattempo anacronistica e desueta. Allora magari le cose migliorerebbero un attimo, altrimenti andiamo esattamente sulla stessa strada degli stati a noi vicini. Termino con due brevissime riflessioni. La prima riflessione è che siamo a Muralto e confiniamo con il comune di Locarno. A Locarno oggi termina la propria funzione di sindaco Carla Speziali, non so se sia in sala, ma comunque a lei chiedo da parte vostra un applauso per la dedizione con cui si è dedicata alla sua città in 15 anni di attività municipale e grazie. La seconda è un augurio a Michela e a tutti gli altri miei colleghi di lista di una campagna elegante, sportiva e soprattutto in favore del Partito Liberale Radicale. Grazie.